La mente umana è contorta, complicata, certe volte sorprendente, altre volte senza logica, come se non fosse in armonia con il resto della natura. Ma ciò che può partorire si spinge oltre i limiti immaginabili. Già provoca un certo effetto il fatto che un uomo tolga la vita a un altro uomo, ma in confronto ai casi di omicidio che sto per mostrarvi adesso, un'uccisione per colpo di pistola vi sembrerà una cosa quasi irrilevante. 1. Il cannibale di Rothenburg an der Fulda. Armin Meiwes era un tecnico informatico tedesco che un giorno mise un annuncio su un forum per cannibali dove diceva di star cercando un volontario che si offrisse di essere mangiato dallo stesso Meiwes. L'unico a rispondere seriamente fu un certo Bernd Brandes e i due fissarono un appuntamento per parlarne. Arrivò il fatidico giorno e la procedura iniziò con una richiesta particolare di Brandes, il quale chiese a Meiwes di strappargli il pene a morsi. Meiwes non riuscì e quindi lo tagliò con un coltello, facendolo mangiare a Brandes. Ma il pene era troppo gommoso e quindi Meiwes lo cucinò e lo diede in pasto al proprio cane. Mentre Brandes perdeva sangue, assumeva alcol e sedativi per non sentire dolore e alla fine Meiwes gli tolse la vita tagliandogli la gola. In seguito appese i suoi resti a un gancio e conservò le sue carni in frigo, nutrendosene per mesi. Fu arrestato e condannato a vita al carcere dopo aver pubblicato un nuovo annuncio per un altro volontario. 2. L'omicidio di Sarah Coit. Nel 2011 Raul Barrera, un disoccupato di 35 anni, picchiò la sua fidanzata Sarah Coit fino alla morte, quando lei provò a lasciarlo. La sbatté sul pavimento e poi la pugnalò più di 30 volte. La sventrò, le tagliò la gola e la lasciò agonizzante con un coltello infilato nel cranio. Durante la sua terribile furia, fece uso di ben 5 coltelli diversi, prima di pulire il tutto e lasciare la scena del crimine. Terrorizzato da ciò che aveva fatto, invece di chiamare il 911 o aiuto per la sua fidanzata, chiamò la propria famiglia e pianse per l'accaduto, finché suo padre lo convinse a confessare. Condannato inizialmente a 25 anni, il pubblico ministero decise che non sarebbe più dovuto uscire di carcere. 3. The Black Dahlia. L'omicidio di Elizabeth Short è un famoso caso che non è mai stato risolto. Il corpo della ragazza fu ritrovato da una donna dentro un sacco, nudo e smembrato. Era stata tagliata a metà a livello della vita, con un largo taglio che si estendeva da entrambi i lati della bocca. Il cadavere era stato lavato e posato sulla schiena con le mani sopra la testa, le gambe divaricate e le due metà del tronco distanti circa 30 centimetri. Molte persone hanno dichiarato di essere responsabili del crimine, ma nessuna è stata presa in considerazione dagli investigatori. Alcune celebrità sono state indagate ma scagionate in mancanza di prove, e tuttora il caso è privo di un colpevole. 4. La perversione di Sagawa. Issei Sagawa era uno studente della Sorbonna degli anni 80, che il primo giorno di università notò una giovane compagna di classe scandinava, molto carina, che gli provocò un forte desiderio di mangiarla. Quindi decise di invitarla a casa sua, dove la uccise. In seguito fece sesso con il suo cadavere e cominciò a mangiare la sua carne, iniziando con le sue cosce. Voleva assorbire la sua bellezza, essendo che considerava se stesso una persona con delle mancanze. La polizia lo trovò mentre gettava parti del corpo della vittima in un lago vicino e al processo venne dichiarato insano di mente. Oggi è fuori dal carcere ed è considerato una piccola celebrità in Giappone. 5. The Unicorn Killer. Alla fine degli anni 70, l'hippie Ira Einhorn conviveva con la fidanzata anch'essa hippie Holly Maddox nella città di Filadelfia. Un giorno Holly scomparve e Ira disse che era andata a comprare del cibo in un supermercato, ma non era mai tornata. I vicini non credevano a questa storia, poiché c'era una terribile puzza che veniva dal suo appartamento. La polizia trovò il corpo e scoprì che Ira aveva ucciso Holly e aveva nascosto il cadavere in una cassa dentro un armadio. Ira andò a processo, ma fu rilasciato su cauzione e si trasferì in Europa per quasi 20 anni, prima di essere estradato negli Stati Uniti e di incolpare la CIA per l'omicidio di Holly. 6. L'omicidio di Corian Cervantes. Corian
Corian Cervantes era una ragazza texana che nel 2015 ad una festa conobbe due ragazzi coetanei, decidendo di allontanarsi con loro per avere un rapporto a tre in un complesso di appartamenti abbandonato. A un certo punto cambiò idea, ma venne violentata lo stesso dai ragazzi. Venne poi strangolata con una cintura, colpita in faccia e in testa con un coperchio di porcellana della cisterna di una toilette, pugnalata con un cacciavite e, ancora viva, le furono cavati gli occhi con dei bastoncini di plastica delle persiane di una finestra. Fu ritrovata con una croce disegnata alla rovescia e altri simboli satanici incisi sul suo corpo. I due ragazzi furono accusati subito dell'omicidio. Se il video ti è piaciuto, commenta, condividilo, clicca mi piace e soprattutto iscriviti. Grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video.